Stasera vedrete Sanremo? Sì, certo, sulla nave, sulla MSC World Europa, è molto bella. Vi piace Amadeus come conduce? Sì, molto. Sì, sì, sì. Il prossimo anno chi vorreste al posto di Amadeus? Amadeus. Ma questo è l'ultimo anno però, così ha dichiarato. Vabbè, Fiorello. Fiorello. Anche lui dice che è l'ultimo anno. E allora ci andremo noi. Jerry. Io no, onestamente. Mai visto in realtà. Vi piace Amadeus? Sì, sì, divertente. Sì. Sì, sì. Vedrà Sanremo stasera dopo aver finito di lavorare? Fino a quando mi addormento. Noi siamo in trasferta, io sono della Liguria. Ti fate Amadeus? Sì, dai. Se lo merita questo quinto Sanremo. Stasera all'inizio lo vediamo. Le piace Amadeus? Bravo, è bravo. Tra i cantanti i suoi preferiti quest'anno? Ah, a me piace Emma, ecco. Questa sera su Rai 1 inizia Sanremo. Ci sarà lì a vederlo a casa? Sì. Lei con la sua famiglia? Sì. Per tutti e 5 giorni? Sì. Piace Amadeus? Sì. Qual è il conduttore suo preferito in tutti questi anni di Sanremo? Ma forse Amadeus è stato carino. Ti piace Amadeus? Simpaticissimo. Serate, specialmente quello che io sono fan di Umberto Tozzi e ci sono i The Color che cantano con Umberto Tozzi. Verdi, quindi. Lei è informatissima! Io sono pronta. Seguiamo passo per passo tutta l'organizzazione di Sanremo. Nessuno vuole toccato Amadeus, ma è l'ultimo anno, eh? A me va bene lui. No, bravissimo. Numero uno. L'Italia è in trepida attesa per la prima serata di Sanremo. Lei lo vedrà? Sì, questa sera molto probabilmente sì. No. Perché questo no deciso? Preferisco altra musica. Non ho mai sentito Sanremo, sono ferma, vola colomba. Chi se ne frega di Sanremo? C'è un mondo allo sbaraglio. Per carità, è giusto che tutti possano estrinsecare la propria arte, la musica è fondamentale, la musica salva, ma non in questa maniera. Ma anche Amadeus, per esempio, in termini di rivoluzione, ha invitato gli agricoltori anche sul palco di Sanremo per la loro protesta, per protestare lì. È ambigua questa cosa, perché chiaramente Amadeus cerca il consenso, come per esempio ha invitato questo tennista, che a me non me ne frega proprio meno, però è chiaro che il tennista avrà rifiutato perché gli avranno detto voglio 5 milioni di euro, non è che perché lui deve lavorare. Sanremo stasera, lo vedremo o non lo vedremo? Assolutamente sì, assolutamente sì. È l'evento dell'anno, quindi lo aspettiamo. Appunto, poi tutte le sere, insomma, ci sono le anteprime, quindi assolutamente sì. Si vede Sanremo questo primo giorno, l'inizio è... Solo l'inizio? Ma più o meno si vede. O si vede Sanremo o si va a letto a dormire. Neanche a studiare, a dormire! Sì. Io di sicuro guarderò Sanremo, specialmente per alcuni artisti che sono in gara. Tipo? Ma tipo i tre Joliet, che sono alcuni che a me piacciono particolarmente. Cioè sconosciuti praticamente per gli adulti. Praticamente sì, dai. È più musica di giovane, trap, rap. Grazie per musica per, solo per i giovani, bene, va bene, ok. Per i giovani, diciamo così. Va bene, ora va meglio. Va bene, quindi viva Sanremo? Sì, viva Sanremo. Sì, viva Sanremo. Non l'hai detto molto convinto. Viva Sanremo! Ok, ma cosa farete prima di guardare Sanremo? Ovviamente, prima di guardare Sanremo, ore 19.30, canale 16 del Digitale Terrestre, il telegiornale di Tele One. Telegiornale di? Tele One! Tele One! Tele One!